invito a trascorrere una vacanza nei prossimi mesi di luglio o agosto in serenità e relax sulla costa ionica tra Catanzaro e Reggio Calabria a Santa Caterina. L'accordo insieme del 2 giugno è proprio questo e ha unito nei 4 e 10 km del percorso atleti d'élite di caratura internazionale e amatori master della Calabria in gara per il campionato regionale di società di corsa su strada. Sono 17 anni che Santa Caterina ospita questa manifestazione, spero che lo faccia ancora per tantissimi anni a seguire, perché questa può essere un volano per il turismo sportivo, ma non solo, perché questo piccolo paese sulla costa ionica offre tantissimo: 8 km di spiaggia bianca, un mare pulito, tantissimi ettari di bosco. Noi possiamo in pochi minuti raggiungere dal mare la montagna, quindi dalle onde del mare arrivare subito al fresco dei monti. Santa Caterina quindi può accogliere i turisti non soltanto per lo sport, ma per la cultura, il paesaggio, il mare e quante altre cose un turista possa desiderare. Prima delle due gare competitive, un passeggiata di 2 km e poi varie distanze riservate alle categorie giovanili dei ragazzi della Calabria. Un circuito cittadino di 2 km perfettamente misurato e omologato, da ripetere 2 volte dalle donne e dagli over 60 uomini e 5 volte da tutte le rimanenti categorie maschili. Da tradizione, fin dalla prima edizione del 1995, la Corre Insieme è occasione di confronto e sfida fra alcuni dei migliori atleti africani residenti in Italia. Nella prova femminile, successo di Priscilla Chimetei, prima nei 4 km in 13:11, con un vantaggio di 16 secondi sull'altra africana del Ruanda, Angelina Nisirimbama. Le due ragazze di colore, come nelle previsioni, hanno fatto gara a sé, tenendo lontano la brava Teresa Latella, numero 1 delle donne di Calabria, terza in 15:08, a ritmo abbondantemente sotto i 4 km. La caratteristica di proporre una manifestazione a circuito consente al pubblico di vivere intensamente la gara, giro dopo giro, e così è stato nei 5 della prova maschile. Gruppo di testa compatto al passaggio ai primi 2 km percorsi in 6:03, 5 keniani, 5 del Ruanda e i 2 marocchini Abdelkebir Dlamachi e Samir Jouaer. Proprio quest'ultimo ha provato a forzare il ritmo all'inizio del terzo giro, subito riacciuffato dal gruppo alleato Kenya-Ruanda, guidato dall'esperto ed attento Erasto Circiu. Andatura sempre sotto i 3 km nel terzo e quarto giro, poi ultimi 2 km in 5:37. Vince d'un soffio sui 2 ruandesi Sebaire e Rukundo Erasto Circiu, con un tempo complessivo di 29:05, migliore prestazione delle 17 edizioni della Corre Insieme. Non ci sono italiani nelle prime 10 posizioni, sono solamente 11° e 12° rispettivamente Davis Cursi e Giovanni Ruggero. 10 e lode il voto dei presenti al team organizzatore della cittadina ionica, coordinato dai bravi ed attenti Mimmo Carone e Gino Caporale.